L'oroscopo di oggi in 2 minuti è la giornata dell'eclissi di sole in bilancia a 10 gradi, sarà questa sera intorno alle 8:50 ora italiana. C'è però anche un bel triangolone tra Marte, Venere e Saturno, tutto in segni d'acqua, il che ci fa presupporre che siamo proprio pronti per rivedere le nostre relazioni da un punto di vista sentimentale ma anche pragmatico. È un giorno, secondo la numerologia pitagorica, 11-1 versus 1 e la bilancia dove avviene l'eclissi è il segno del 2, tutto torna chiarissimo. Per i buddisti oggi si festeggia anche il compleanno di Gandhi, quindi Gandhi Jayanti, che è il giorno della pace nel mondo e succede che l'Ariete sbraita per non pensare, un po' come quella storiella taoista di chi suona il tamburo forte forte per non sentire il rumore del cuore che batte. Il toro ha poca voglia di consolare le persone che con questa eclissi di sole non ce la fanno, saranno fatti loro. I gemelli sanno che tutti i nodi devono venire al pettine, oggi ne verrà al pettine qualcuno, ma loro sono i più bravi a usare il dialogo come perfetto balsamo. Il cancro affronta l'eclissi come un amazzone con la lancia puntata, così sexy non era davvero da tempo anche quando si arrabbia. Il leone si affida agli altri perché ha poco spirito di iniziativa, ma pensa che questa cosa gli possa anche piacere. Vedi, caro leone, si impara anche dalle difficoltà. La Vergine ormai ha l'elenco delle cose delle quali deve occuparsi stampato in testa, ma si sente di essere in pari con la tabella di marcia. Saturno contro non ti temo, praticamente se lo tatua. La Bilancia sente che nel mettersi in gioco adesso è finalmente più consapevole anche dei suoi punti di forza e non solo dei suoi difetti, mentre lo Scorpione si ama pazzamente anche nel caso non lo amasse qualcun altro. Che dubito che non ti ami nessuno, caro Scorpione, soprattutto in questo momento. Il Sagittario ormai, dalla sua cattedra di grande maestro, è sceso, oggi però probabilmente capirà perché. Il Capricorno ha tutto storto, ma la cosa serve anche per ripartire da zero, soprattutto nella questione dei rapporti, perché c'è bisogno di nuovi equilibri. L'Acquario ce la vuole fare da solo, che non è molto in sintonia con questa eclissi, ma vediamo che cosa succede. E infine i pesciolini sono carichissimi, pronti a prendersi l'acqua in faccia come uno che si mette sullo scoglio anche a fine novembre, con braccia e cuore però che sono più aperti che mai.